all'alba vincerò. Vincerò. Noi gioco, anche se il campo era un po', insomma, avete riuscito a vedere alla fine, all'inizio sì, uguale, sì. Un campo di patate. All'inizio, sì, esatto, un campo di patate. E poi abbiamo preso questo, siamo passati in vantaggio e poi abbiamo preso questo gol su una distrazione, su un calcio d'angolo. È stata l'unica volta, forse, che la Versa ha fatto qualcosa di pericoloso. Quindi sembrava la solita beffa, diciamo, che in una... che con mezzo tiro questi hanno pareggiato e poi siamo a fatica siamo riusciti a creare anche qualche altra occasione buona che non siamo riusciti a concretizzare. Poi è arrivata questa espulsione di Loiacono, lì non so se già eri riuscito a ricollegarti. E l'ho vista la secondo tempo, sì. E che sì, forse è stato un po' ingenuo, una mezza reazione, credo sia espulsione diretta tra l'altro, non so sì, la... sì. Rosso diretto. E lì poi De Zerbi non ha rinunciato alle tre punte e abbiamo creato un'altra buona occasione con Sarno, non so, mi ricordo se era primo dopo l'espulsione, poi sono rimasti in 10 anche loro, per fortuna è arrivata questa magia di Mazza, perché un colpo a biliardo dopo dalla linea di fondo. Sì, da lì era impossibile segnare. Siamo riusciti a vincere la partita, per fortuna, perché sarebbero stati veramente due punti persi. Benvenuti a tutti quanti, a Giacomo che è nuovo, a Cristian che è nuovo, il nostro amico che mi scuserà, poi me lo dirà bene, prego? Joshua, va bene, Joshua, va bene, ho imparato Joshua, benissimo. Allora, Valentino ha già dato la sua valutazione, con Cristian ci siamo sentiti prima ma adesso parlerà di nuovo. Giacomo, tu sei nuovo. Ciao, credo fratello. Vabbè, ho capito, è raccomandato, abbiamo capito. Allora, Gian, che ci dici tu? Innanzitutto, tu da dove ci segui? Roma? No, da Torino. Torino? Da Torino, sì. Però, vabbè, sì, so che là ci sono un paio di squadrette in quella città, ogni tanto sento che... Sì, calcio minore non lo seguo io. Come no, neanche dico. noi non seguiamo il calcio minore, sai, questi che cercano. Però... sappiamo che anche loro si danno da fare, eh? Sì, si sente parlare ogni tanto, ma sì. niente di importante. Sì, non, sì, possiamo sì. Seguire tutto, non possiamo seguire tutto, no, assolutamente no. Ci concentriamo sul Foggia. E Giacomo, tu hai seguito altre volte il Foggia? Sì, sempre. Sempre? Quindi un'intera famiglia che si è convertita al credo rossonero, questo mi fa piacere. E l'impressione di oggi qual è? Oggi positiva per la vittoria, nel senso che dovevamo vincere anche per non buttare al vento la prestazione contro il Benevento. Era difficile su quel campo di patate, possiamo dire, sì. Contro l'avversario che nonostante fosse ultimo veramente stava dando la vita, giocava col sangue agli occhi anche... Diciamo, si sono giocate le ultime chance per rimanere agganciati a una speranza. Speriamo che non rimangano agganciate perché... La squadra mi è sembrata molto scorretta. E quando si gioca quando sei all'ultima spiaggia fai anche cose che non dovresti fare. Beh, d'altronde non la potevano buttare sul piano tecnico, no? Non con noi, anche insomma. Ma anche sul campo era difficile, diciamo, buttare sul lato tecnico. Sì, è vero. Però noi siamo anche riusciti abbastanza. Abbiamo pure provato a complicarci le cose con lo Iacono, un'altra follia. Nel quale noi non dobbiamo cadere, dobbiamo stare attenti a non cadere in queste trappole, invece pure oggi purtroppo. Ma non è che è quella fascia lì che ci porta male, perché l'avesse fatto ben ci venga, ci sta qualcuno che avrebbe già commentato in maniera ormai... il problema dell'espulsione di Loiacono, che adesso ci toccherà un'altra volta, ben ci venga. È vero, cioè praticamente tu...
Cioè, anche quando non ha colpa, la responsabilità di Lo Iacono ricade su Bencivenga. Però ha fatto qualcosa di bello dopo, eh? A dimostrazione che forse, ecco, vabbè, io non è che voglio fare l'avvocato di Bencivenga, però forse Bencivenga, che ha propensioni offensive, se lo si fa giocare oltre la metà campo, oltre a non perdere palloni che poi gli altri trasformano in gol, magari diventa anche pericoloso. Non è che è sbagliato il ruolo, non è lui che non è buono. Ti pare? Ma nel senso, in 24 partite non mi sembra che abbia fatto niente, né dalla parte davanti né anzi indietro, ho fatto diversi danni, diciamo, però avanti non mi sembra che abbia concluso granché in queste Ho fatto la 24 domanda alla persona sbagliata, ho capito. Va partite. bene, va bene. Allora, Cristian, invece tu dai, ridicci un pochettino quello che tu ci ricordi da dove stai chiamando? Da Roma, Benissimo. sono a Roma. Benissimo. Due da Roma, uno da Torino. Da Münster abbiamo un'accoppiata con un Visto graditissimo ospite. tutti, visto Io che voglio c'è soltanto un po' di Roma. Sì, certo. Di sono Manu. benvenuti ai non arrivati. Sì. Grazie. Benissimo, benissimo. Insomma, Noi ci però io dobbiamo. sono soddisfattissimo, lo posso dire subito. Certo, ci mancherebbe. Quando si Allora, vince è sono veramente importante. contento perché oggi c'erano tutte le condizioni per fare male, e invece ho visto un ottimo Foggia che ha reagito alla grande. Abbiamo giocato in 10, abbiamo avuto, penso, per la prima volta non i titolari, gli attaccanti titolari, quindi abbiamo giocato con un attacco nuovo. Abbiamo avuto i due nuovi innesti, gli acquisti che hanno esordito. Abbiamo avuto un bollino che, cioè, voglio dire, era un'incognita per tutti, insomma, dal primo minuto, immagino. E invece ha dimostrato almeno 45 minuti di poter giocare e di mantenere la partita. Ha dato anche quello sprint che forse Iemmello non ha, che sbilancio. E io sono molto soddisfatto perché abbiamo reagito, abbiamo giocato di testa, abbiamo giocato tatticamente bene, finalmente i passaggi brevi avanti. Manca ancora il giocatore che tira in porta con decisione, secondo Da me. fuori? Infatti, sì, io infatti ho dei dubbi perché ho visto un bel collettivo, ma se tu mi dovessi chiedere, Biagio, chi è l'uomo partita del Foggia, io non ti saprei rispondere. Perché non ti saprei dire, Mazza ha giocato bene, ha fatto un ottimo gol, ma l'uomo partita mi sembra un po' eccessivo. Forse Cavallaro, perché è entrato e ha saputo forse gestire per un po' più di tempo la partita a quei livelli, a quei ritmi. Però ho dei dubbi su chi ha giocato meglio fra tutti. Sì, Abbiamo sì. giocato forse come Io collettivo molto bene, come squadra. Mi è piaciuto, mi sono molto soddisfatto. Ho visto un ottimo Foggia. bene, bene. Comunque Foggia Senti, se Foggia vince. Questa vittoria, soprattutto raggiunta negli ultimi minuti, si aggiunge a tutte le altre prestazioni dei secondi tempi. In settimana ho visto che hanno pubblicato una classifica. Se si dovesse fare la classifica dei soli secondi tempi, noi saremmo stati primi. E viene confermato perché anche adesso il secondo tempo ci ha portato 3 punti, nel primo tempo ne avevamo uno solo. E conta molto il carattere della squadra? Abbiamo segnato negli ultimi minuti e non è la prima volta. C'è una sorta Sì, di zona foggia. ma poi anche fisicamente non era facile oggi. In quel campo mantenere 90 minuti a quei ritmi non è facile. Cioè, non teniamo conto di questo. Cioè, io sono molto soddisfatto anche della prestazione fisica dei nuovi entrati, ripeto, dei nuovi No, entrati. sì. Bollino ha retto 45 minuti in un campo del genere, mi sta bene che li mantenga 45 minuti, perché se deve entrare, sa che fisicamente c'è Bollino, c'è anche come gioco, come testa. Cioè, è stato un test per molti giocatori questo. E Soprattutto dai. ti dirò di più, le sostituzioni sono state fondamentali oggi. E io Sì. vorrei capire se quelle sostituzioni, come dicevi tu in un'altra puntata che ho visto oggi, una replica, ci permettono di contare sulle persone, sui giocatori, quando, e quanto De Zerbi sta influenzando con queste sostituzioni e quanto invece il secondo allenatore. Questo è importante pure capire. Non voglio fare una critica a De Zerbi, però De Zerbi oggi non c'era, non sedeva in panchina. Abbiamo fatto tre sostituzioni fondamentali. Questo è un dato di fatto. Beh, in genere quando l'allenatore non c'è, trova sempre modo di comunicare.
non penso sia stato diverso oggi. Sicuramente De Zerbi era, dava disposizione. I cambi non credo che li abbiano decisi in autonomia, ecco. Saranno stati comandati sicuramente, ma sono Certamente, stati efficaci, certamente. molto efficaci. Sì, è vero. Molto efficaci. Manu, veniamo alla Germania. Tu che sei a nord di tutti gli altri, voi, anzi, siete voi due a nord di tutti gli altri. E un commento ce lo devi fare, soprattutto ci devi spiegare dove possiamo arrivare. Allora, Perché innanzitutto. sai, noi veniamo da un periodo difficile, anche oggi si era messo male, però ci mettono grinta fino all'ultimo e alla fine qualche cosa stiamo portando, no? Dove Sì, guarda. arriviamo? Dove arriviamo? Ce la facciamo ad arrivare ai playoff? Allora, per come la vedo io, innanzitutto un encomio a Barraco, perché insomma ha già messo le cose in chiaro, ha già messo comunque in evidenza la qualità del calciatore, come hanno detto giustamente i miei colleghi, i piedi, come sono praticamente, cioè già come un giocatore di un altro campionato può fare veramente la differenza. Per quanto riguarda il primo gol, c'è stato, diciamo, la difesa, sono stati una serie di rimpalli, poi la difesa, non lo so, ha un po' perso qualcosa. Però io penso che tutti i miei colleghi hanno detto già tutto, cioè nonostante 10, giochiamo in 10, c'è stato comunque il carattere. E questo significa che comunque De Zerbi ha fatto un grande lavoro. Io penso una cosa. Qualche giorno fa mi sono sentito con un amico mio che sta in Calabria e ho chiesto dell'acquisto che va. Minotti, Nader Minotti, così si Sì, chiama più o meno, e ho Minotti. chiesto appunto cosa ne pensasse. Ho detto: senti, Manu, è qui le voci che girano che avete fatto comunque un ottimo acquisto. E io ero già positivamente pronto per questa cosa. Io penso che le possibilità comunque ci sono. Poi ci sta Barraco, che io Barracuda chiamerei, perché comunque veramente ha fatto un ottimo gol. Cioè, l'ho scritto così un amico mio su Facebook. E devo dire che ci sono tutte le buone possibilità per poter fare i playoff. Adesso bisogna continuare a vincere e soprattutto non perdere più punti, perché insomma, signori, la prossima partita siamo già a metà febbraio e abbiamo bisogno comunque di punti. Però i playoff, secondo me, siamo all'altezza e ce la possiamo fare. Beh, Io volevo dire un'altra cosa. ieri l'avete visto Barracco a contropiede? C'è la registrazione che vi potete andare a vedere, è stato veramente in gamba, eh? Intanto vediamo Christian dal Ciao. vivo. Ciao Christian. Di Valentino, di. No, io volevo sottolineare anche la partita di D'Angelo, che D'Angelo in realtà è anche psicologicamente, credo, è rimasto ai margini della squadra per mesi, dalla fine del campionato scorso, in sostanza non ha mai giocato, e anche De Zerbi l'ha sempre considerato un escluso della rosa. Invece oggi secondo me ha fatto una signora partita. Io forse ero cioè uno dei pochi che lo stimava anche prima, quando eravamo l'anno scorso in C2. Perché secondo me può fare tranquillamente il centrale di difesa anche in questo campionato. È uno che gioca da dietro, gioca la palla, è un centrale di impostazione. Secondo me è una valida risorsa per le prossime partite, insomma, come alternativa ai due centrali che abbiamo già, per liberare lo Iago da spostare a destra. E lui, se Una grande non partita. ricordo male, veniva dalla D, ce lo siamo portati Sì, è uno di dall'inizio. quelli che è rimasto dall'inizio, però più volte si è detto che De Zerbi in sostanza non lo considerava come un calciatore Valido. utile quest'anno. Invece dal punto di vista delle cose negative, abbiamo giocato i primi 5-10 minuti del secondo tempo in maniera disastrosa. Cioè, veramente siamo entrati addormentati completamente, come se fosse ieri mattina, Io insomma. non ho visto il primo tempo per i problemi tecnici che vi ho descritto, però bisogna ammettere che su quel campo e contro un avversario che sa che si gioca la chance di potersi rimettere in corsa, non di riagganciare, di rimettersi in corsa per la salvezza, per giocarsi la salvezza, non più di questo. Beh, insomma, capisco anche che ci sia che sia complicato, che sia difficile. Sono partitacce veramente brutte. Mi è sembrato di vedere qualcosa di quella partita del Foggia, quella che era l'ultima spiaggia per noi, Foggia-Pescina. Quella cosa lì, quella cosa orrenda lì che
non sembrava una partita di calcio, sembrava tutt'altro. E quelli però, avevano lo noi... stesso, la stessa testa che forse avevamo noi. Io non voglio lamentarmi poi dell'arbitraggio, però in effetti nei primi 5 minuti di partita tu non li hai visti. Loro veramente hanno fatto 4-5 entrate criminali. No, Valentino sarà sempre così, Valentino sarà sempre così. Dal mio punto di vista l'arbitraggio ormai è una costante, cioè non ce ne dobbiamo manco più preoccupare. Cioè è inutile stare a pensare, ed è così, è un girone dove le napoletane faranno sempre... diciamo da prepotenti, e in Lega forse contano di più, e quindi hanno degli arbitraggi. Poi noi siamo il Foggia, noi devono venire a fare lo show gli arbitri, questo ormai l'abbiamo capito, cioè, non fermiamoci su questo. Quando giochi bene non c'è arbitraggio contro che tenga, dal mio punto di vista. Lo so, sai, basta quell'episodio. Sì, dobbiamo stare anche attenti noi a non fare cazzate, a non provocarli certi episodi. Oggi l'abbiamo fatto, eh. Oggi ci siamo fatti espellere, eh. Era una cazzata. Cioè, beh, c'è stata, è vero Christian, c'è stata anche una reazione di qualche compagno di squadra che ha rimproverato e rimbrottato lo Iacono, tant'è che lo Iacono, uscendo dal campo, se l'è preso con qualcuno dei nostri, proprio perché effettivamente non è ammissibile che ci siano... certe reazioni. Posso capire che la squadra avversaria la metta sul piano della rissa, non posso capire che una squadra che ha ambizioni diverse, perché noi abbiamo ambizioni sicuramente più elevate di quelle dell'avversa, non possiamo noi cadere nella rissa. Cioè è normale che lo facciano loro, e noi dobbiamo, secondo me, andare in maniera diversa. Gli assist agli arbitraggi. Tant'è che è paradossale, che noi siamo stati massacrati per tutta la partita e siamo rimasti in 10 per primi. È vero, è vero. Giacomo, che dicevi? L'arbitro di oggi era semplicemente incompetente, nel senso, non è che fosse di parte dell'avversa, non è stato in grado di tenere in mano la partita. Anzi, devo dire pure che siamo stati anche graziati, tra virgolette, quando nel primo tempo lo Iacono già munito aveva fatto un fallo da ammonizione. Secondo me era semplicemente incompetente, nel senso, non è mai riuscito a tenere in mano la partita, è stata una partita cattiva, e lo Iacono era già nervoso dall'inizio. Sì, è giustamente espulso. Certo, hai ragione, cioè, ci sta che in Serie C magari non tutti gli arbitri hanno la capacità di mantenere il dovuto distacco, qualcuno... A differenza di quello di domenica scorsa col Benevento, che era chiaramente in malafede, là ci ha fischiato veramente tutto contro. No, quest'anno non... sì, no. Questa domenica non era tutto contro, dai, è stato un arbitraggio un po' più equilibrato. No, abbiamo avuto domenica... anche noi giusti falli quando c'erano, invece... No, infatti Giacomo parlava di incompetente, non di malafede, per questa domenica. Abbiamo avuto peggiori arbitraggi, insomma, dai. No, no, io, Cristian, mi riferivo a quello di Benevento, quello di Poggio Benevento, che era chiaramente... Sì, quello era scandaloso. Se quello è lo standard, oggi c'è andata di lusso, e infatti l'abbiamo dimostrato. Non l'abbiamo avuto, non siamo stati favoriti... Perché è stato espulso anche un loro giocatore alla fine, perché hanno giocato fallosamente, la partita era diventata nervosa già sull'1-1. Sì, quindi era un campo difficile, fisicamente sei più nervoso, devi fare un gioco più nervoso, perché quel campo ti porta a essere più nervoso. Io penso che abbiamo retto abbastanza bene. Però il fallo di reazione no. Cioè, se ti fai espellere perché devi spezzare la gamba al giocatore che ti sta venendo contro, lo posso anche ammettere. Ma che devi fare il fallo di reazione, Giacomo, è un'altra mentalità su cui vorrei che si avanzi. Voglio solo dire una cosa, è pure da verificare questo fallo di reazione, perché io poi ho rivisto il replay, cioè lo Iacono aveva subito fallo, poi io non mi sembra di aver visto che l'abbia colpito. Ah, l'ha colpito da dietro, ha dato un calcio alle spalle. È stato un fallo di reazione. Anche sciocco, fra l'altro, perché è chiaro che non ci ragioni su queste cose, perché se no non lo faresti, lo do per scontato. Ma l'arbitro era lì di fronte, cioè, voglio dire, in nessun caso avrebbe potuto, diciamo, non vedere quella cosa. È stata proprio un'ingenuità da campo parrocchiale, non si può fare così se sei un professionista. E pregiudichi una partita, Certo, è vero, è vero. Manu,
Chiediamo a Joshua una cosa, visto che lui sarà abituato a vedere campi non eccezionali, perché magari in Germania immagino che il clima sia flagelli un po' di più i campi. E cosa gli è sembrato di questa partita? È stata condizionata dal terreno? Also er hat gesagt, dass also der Fußballkampf, also die Fußballspieler nicht gut gespielt für den Kampf, der Kampf scheiße war, oder nein, was denkst du? Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall damit zu tun haben könnte. Also, Allora, praticamente lui dice che il campo sicuramente è in parte influito sul gioco del Foggia. wir kennen das ja auch aus den niedrigen Ligen hier, dass die Plätze gerade im Winter und im Herbst ziemlich tief sind, ziemlich schlechte Plätze sind. Forse magari anche questo fatto che la squadra comunque fosse anche l'ultimo posto, cioè il fatto stesso comunque del gioco, voglio dire, anche si è dovuto anche, cioè, la qualità del gioco si è anche dovuta al campo stesso, che non era proprio in ottime condizioni. Ich denke aber, dass Foggia da gerade heute das Beste draus gemacht hat, gerade aufgrund der beiden späten Tore. Foggia comunque, vi chiede, comunque Foggia comunque abbia fatto un gioco migliore, soprattutto negli ultimi minuti quando ha fatto gli altri due Die zwar kurz vor Schluss waren, aber trotzdem überfällig. Also sie hätten auch früher schon fallen können, die Tore. Also im Prinzip ist Foggia schon dominierend gewesen. gol. E che comunque Foggia ha, nonostante abbia fatto questi gol importanti, abbia comunque Foggia dominato gran parte della partita. Bene, bene. Per chi tifa, Joshua? Wie heißt dein Lieblingsfußballspiel? Wie heißt dein Wie Lieblings? spiele? Ja, die Fußballmannschaft, sorry. Mannschaft, Ja, Preußen Münster. Preußen Münster. Münster. E che milita in che serie? E dove, also, wo befindet sich zurzeit Münster? Im Moment spielen wir im oberen Drittel der dritten Liga. Nella terza Liga tedesca. Ah, come il Aber wir haben Foggia. gute Chancen, Come il Foggia. dieses Jahr aufzusteigen. Però hanno buone, ottime chance di poter comunque salire e andare al primo posto. Appunto, come il Foggia, che dicevo io? Come il Foggia, anche noi. Support your local team. Uguale, uguale. Come? Support your local team. Support always your local team. Sì, però non lo dobbiamo dire, perché abbiamo due tifosi del Foggia che non supportano il local team, capito? Sì, Quindi come no, come no. Loro sono diciamo che... locali, loro sono più locali di locali. Sì, Quindi no. va bene, va bene. Joshua ha anche detto che questo è anche un importante, cioè questo detto è anche da loro molto molto famoso, molto importante. Dice Abstimmung ist Bene, bene, diese bene, è Io vorrei fare importante. una domanda io però a lui, cioè, ma anche da voi, come qui da noi, il calcio, diciamo, giocato nelle serie più basse è ancora puro, è ancora un calcio vero, puro, poco condizionato, o si sente ancora l'influenza? Cioè, ci sono delle condizioni esterne anche nelle serie minori? Un momento, un attimo solo. Allora, in Deutschland, auch in dritte Liga, man spielt ohne Sabera spielen, also ohne Vitamin B. Oder manchmal gibt es auch die Schiebe auch in Also Deutschland. es gibt immer viele Vermutungen natürlich seitens der Fans, dass da Geld geflossen ist bei den Spielen, aber im Allgemeinen ist es sehr, sehr selten. Also Ok, queste occasioni c'è, queste cose sono capitate, però capitano comunque zero, cioè molto di rato, non sono cose che capitano sempre. es gibt eine Handvoll bekannter Fälle, wo es wirklich stattgefunden hat, aber in meisten Fällen ist es sehr gut überwacht in Deutschland. Ok, diceva praticamente che ci sono state comunque cose di questo genere, però nel complesso, cioè praticamente le parti sono comunque visionate bene, super visionate Also es bene. gibt auch hohe Strafen, falls sowas mal auffliegt. Ok, che non è di Strafen. Strafen, also sie Strafe. werden suspendiert und dürfen nicht Ok, mehr arbeiten. e che comunque se si dovessero verificare queste cose, possono anche le partite essere sospese. Cioè, possono anche prendere delle multe, di strafe, delle multe, cioè possono comunque prendere multe nel caso ci possano essere sospetti di queste irregolarità. Va bene, Sì. va bene. Allora, vogliamo fare un giro finale? Magari a Manu chiederei diciamo di chiedere a Joshua se trasmissioni come queste che mettono insieme degli appassionati, perché a tali siamo, c'è qualcosa di simile anche per il Münster o comunque in Germania. Non hanno queste cose.
punto. Vabbè, Foggia e avanti arriverà. Münster quanti abitanti fa? Wie viele Einwohner sind in Münster ungefähr? Knapp 300.000, also etwas weniger. Also fast 300.000 abitanti, qualcosina di meno. Ah, vabbè, ho capito. Noi siamo un po' più avanti, siamo la metà, ma facciamo queste cose. Benissimo, sto scherzando e ci fa piacere avere qui il tuo ospite, Joshua. Valentino, allora chiudiamo con note positive. Finalmente rimettiamola. Grazie semplicemente per questo invito. Certo. Ci fa piacere averti avuto qui, Valentino, senti, finalmente rimettiamo di nuovo la sigla, quando monto la trasmissione posso rimettere la sigla delle partite vincenti. Ci prendiamo gusto, continueremo a vincere. La prova di carattere di oggi è anche quella di domenica, perché domenica, se non c'erano certi condizionamenti, certi errori arbitrali, vi mettiamola così, forse anche in quel caso avremmo parlato di altro. Siamo usciti dalla crisi? È finita la partita di Barletta o no? Io credo di sì, nel senso, perché anche le sconfitte col Melfi e col Martina sono state piuttosto episodiche, quindi sono molto contento anch'io, perché veramente siamo in piena emergenza da diverso tempo, non giochiamo con la formazione tipo non so da quante partite, e tutto quello che riusciamo a fare adesso è, secondo me, tra un mesetto e mezzo, quando saremo veramente al completo e tutti quanti, se riusciamo a limitare i danni ora, poi veramente ce la possiamo giocare, non solo per il quarto posto, insomma, ancora possiamo puntare anche a posizioni migliori. Giacomo, tu? Appunto, giocano chi... abbiamo capito che veramente si può contare sui rincalzi. Cioè, più volte chi è entrato ha fatto la sua parte e l'ha fatta bene, quindi io sono molto fiducioso. Benissimo. Giacomo, la tua analisi, quella finale. Sono d'accordo, e da oggi inizieremo un filotto di risultati utili, che almeno per 15-16 giornate. Cioè, ho capito. Sicuro, quel treno che passava dietro il campo di Avesta era il treno della B, era una metafora. E questa giornata ci ha consegnato, ci ha regalato, quindi è sicuro. Tu lo sai che questa trasmissione la registriamo e la rimandiamo alla fine. Giacomo l'aveva detto, questo lo scriveremo alla fine, fra un po' di partite. A fine campionato, se la previsione è corretta, questa immagine verrà ripresa. Cristian, e tu? Ma allora, la prossima qual è? Vigor, Lamezia? Non lo so. Un passo alla volta, piano piano. Io sono soddisfatto di questa partita di oggi, sono molto soddisfatto. Penso che ci siano buone possibilità per continuare a fare un buon campionato. Dobbiamo ancora recuperare un po' di mentalità, dobbiamo riuscire anche a individuare qualcuno lì davanti che segni con più tranquillità, diciamo così. Dobbiamo capire quanti reggono questo ritmo. Bello, però bello, mi sta piacendo questo campionato, stiamo giocando bene, sì. Ci mettono carattere, ci mettono sicuramente carattere, sangue agli occhi, benissimo. Mazza è sembrato avere più i movimenti dell'attaccante che quelli del centrocampista, magari ci può tornare utile pure Bomber Mazza. Mazza ha fatto dei gol bellissimi, circolano in rete dei gol bellissimi di Mazza. Quello di oggi è incredibile. Come? Quello di oggi sì, assolutamente sì. Ricordate Van Basten, non eravate troppo piccoli voi, perché Van Basten ne ha fatto qualcuno di quelli con angolazioni, che cioè se ti mettevi col goniometro non riuscivi a capire che razza di curva aveva fatto, però. Infatti, ma lui aveva smarcato, io pensavo tirasse di prima, poi quando ho visto che cominciava ad andare a evitare il portiere, già avevo cominciato a dirgli in tutti i colori, perché poi non ho visto sta palla, che non so che traiettoria gli ha fatto prendere. Ci vorrebbe una camera lì della linea per capire che percorso ha fatto il pallone. Sì, sì.
Ma tu non dovevi andare ad Aversa, Valentino? Lo so, poi purtroppo ho dei problemi col lavoro. Vabbè, dai, no, è così, abbiamo perso un collegamento, sarà per la prossima volta, dai. Concludi, Cristian. No, niente, basta, volevo dire soltanto grazie, augurarvi innanzitutto, ringraziarvi per questa esperienza qui, è veramente bella, con farvi i complimenti a te Biagio, perché hai messo su un bel canale davvero professionale, direi. Grazie. Mi ha fatto piacere vedere dal vivo e parlare con degli amici con cui scambiamo informazioni sui forum, sul Foggia, e anche addirittura dalla Germania. Vedo persone. Vabbè, vuol dire che ci rivedremo, perché più siamo meglio è, no? Ci rivedremo la prossima partita, non so se è domenica, insomma, comunque la prossima volta. La prossima volta ci sarò. Perfetto, Cristian, ci fa piacere, ci farà piacere avere anche Giacomo, Valentino, sicuramente. E poi gli ospiti di sempre graditissimi della nostra avanguardia tedesca. Manuel, che sei già arrivato a quanti ospiti? Questo è il terzo, il quarto? Questo è il mio terzo ospite. Il tuo terzo ospite, benissimo, d'accordo. Ormai tu hai uno... Dopo Giacomo, dopo Gianluca e Joshua. Benissimo, ma sempre con la G come funziona? Come funziona? Solo con la G? No, Joshua è con la I lunga. Sì, vabbè, allora dopo me lo scrivi perché devo metterlo nelle referenze nei riferimenti del filmato. Va bene ragazzi, saluto tutti, è stato un piacere come al solito, ci vediamo la prossima volta sperando con meno problemi, però l'importante è che vinca il Foggia sempre. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.